ho pensato di scrivere un libro popolare, nel senso di facile, di accessibile, di narrativo, che parla a tutti, che si intitola Placemaker, gli inventori dei luoghi che abiteremo. Un libro che vuole sdoganare l'idea che l'architettura, lo studio dei luoghi, l'urbanistica, il design, le tecnologie hanno tutte a che fare con la vita delle persone, quindi devono poter parlare alle persone. Ecco, il placemaker che ho in mente io, che ho raccontato in questo libro, è esattamente questo, l'inventore dei luoghi. E quando dico inventore, non dico progettista. Perché inventore oggi è più semanticamente interessante e denso di progettista? Proprio per quell'operazione che ci stiamo dicendo questo pomeriggio. L'inventore è un ibridatore, ha bisogno di tenere insieme tante logiche, la logica affettiva, emotiva e la razionalità. E quindi placemaker è esattamente colui che fa i luoghi. Che cosa vuol dire fare i luoghi? I luoghi non si danno in natura, non è che noi usciamo di casa e troviamo dei luoghi. Dietro il luogo, che non è l'architettura in senso stretto, che non è un interno, ma è una condizione di possibilità, un luogo di relazione, di identità, di senso, c'è sempre qualcuno che l'ha pensato, che l'ha sognato, che l'ha immaginato. Quella capacità, tutta contemporanea, di restituire anima, senso, dignità, identità a quel mondo che noi ci siamo trovati sulle spalle, che abbiamo ereditato dal passato, ma che oggi non ha più energia, non ha più senso, non ha più ragion d'essere. Il placemaker lavora sui luoghi, lavora sugli spazi, ma non in senso edificatorio, come poteva essere un tempo la visione dell'architettura, dell'ingegneria, dell'urbanistica, ma lavora sul senso, sulle connessioni, sull'immaginazione, sulla capacità di trasformare un problema nella sua soluzione.